Noi oggi siamo qui perché il Senato accademico sta deliberando su due punti che sono per noi molto importanti e sono stati richiesti ormai da vari mesi dalle varie componenti universitarie e anche dalle organizzazioni sindacali, cioè l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato e l'assunzione definitiva di 89 stabilizzandi, essendo queste delle numeri che sono direttamente collegati l'uno all'altro per il combinato che richiede la legge Gelmini. Un altro punto all'ordine del giorno è la discussione, che anche questa era stata chiesta varie volte al Senato accademico, sul disegno di legge Gelmini, che se passasse così come è, diciamo, nei fatti fino ad ora in discussione in Senato, potrebbe cambiare in modo sostanziale l'università così come la conosciamo ad oggi. E tutte le componenti universitarie stanno chiedendo una modifica sostanziale. Come organizzazioni sindacali avevamo chiesto, cioè avevamo detto che non era possibile emendare il disegno di legge, ma bisognava proprio che questo fosse riscritto completamente. E per cui appunto siamo qui davanti al Senato perché si aspettava la conclusione di questi due punti che sono sostanziali, in particolare per l'Università di Pisa sulle assunzioni. Anche perché pluriennalità non si sa, sono 3 o 5 anni. È chiaro che su 5 anni la manovra non è sostenibile, su 3 sì. Questo vuol dire, secondo me, invece, che disporre le risorse al Consiglio di Amministrazione voleva dire che il Consiglio di Amministrazione voleva anche accettare questo discorso della triennalità. Allora diventa molto importante a questo punto quale sarà la valutazione economica proprio del Consiglio di Amministrazione. Laddove probabilmente verrà detto che bisogna fare una programmazione quinquennale. È chiaro che stando i tagli della 133 diventa difficile poter sostenere a livello quinquennale una prova del genere, perché già fra 3 anni avremo un taglio di 63 milioni di euro, quindi questo è impossibile. Comunque complessivamente c'è stata una bella discussione, una grande concordia direi nel Senato sul procedere a questo tipo di manovra, tutti hanno sottolineato che i numeri devono essere quelli, 85 bandi da ricercatore e 89 stabilizzazioni in più che di nuove ovviamente. Coi soli punti del 2008 e 2009, quindi sto parlando non di quattrini, di punti, punti budget, la manovra è sostenibile. Per quanto riguarda le risorse economiche, come vi ripeto, c'è stato questo nodo sulla pluriennalità della sostenibilità della manovra. Io mi aspetto un grande atto di responsabilità del Consiglio di Amministrazione e speriamo, insomma, che operi correttamente. Il Consiglio di Amministrazione deve trovare le risorse per dire che l'assunzione di questi 85 ricercatori è sostenibile pluriennalmente. Dai risparmi che abbiamo ottenuto con l'incentivazione al pensionamento, col pensionamento anticipato dei ricercatori e con tutte le altre manovre che sono state messe in atto, c'è una certa sostenibilità che arriva nella manovra in sé, quindi del pagamento degli stipendi di queste persone arriva a 3 anni. È chiaro che se poi viene un taglio al fondo di finanziamento ordinario come previsto dalla legge 133, la cosa non è sostenibile, perché chiaramente non avremo non solo gli stipendi per pagare queste 85 persone, ma non avremo le possibilità per pagare gli stipendi di tutto il personale. Quindi fare questo riferimento alla 133, secondo me, potrebbe creare qualche problema, però questo vedremo, insomma. So che la Commissione di Sviluppo si riunirà in settimana e probabilmente affronterà questo nodo, spero che dia quindi un lavoro istruttorio maggiore al Consiglio di Amministrazione. Il direttore amministrativo si è impegnato lì a portare i conti con precisione, cosa che qui non ci ha potuto fare perché chiaramente ci sono state anche ulteriori pensionamenti rispetto a quelli dell'incentivo. Rimane questo punto interrogativo su cosa vuol dire pluriennalità, cioè bisogna vedere quanti saranno gli anni di programmazione. È tutto lì il nodo, insomma. La delibera è stata approvata,
però è stata posta la clausola della pluriennalità. Della pluriennalità, almeno direi che se, questo è quello che si è capito da quello che ci ha riferito il collega. Quindi un allungamento su tempi che sono già molto lunghi, c'è da prevedere un ulteriore allungamento dei tempi e un ulteriore problema per quello che riguarda le coperture finanziarie di tutta la manovra, perché di questo si è parlato anche nella riunione che abbiamo fatto in aula 8, come sono previsti ancora nei prossimi anni dei drastici tagli sul bilancio dell'università.